ringrazio dell'invito, ringrazio Roberto per avermi aperto la strada. Io con il mio temperamento penso che vi indicherò alcuni dei nodi dove avremo bisogno del sostegno degli Stati membri, perché altrimenti questa bella costruzione non arriverà in porto. Innanzitutto, questo European Health Data Space ha anche una intenzione, una serie di principi che cercherò di elencarvi, ma è soprattutto collocato in un contesto di un cantiere enorme di lavoro per la salute che ho avuto un po' il destino, mi ha chiamata, e questo è, cioè stiamo rivedendo una legislazione che è data di 20 anni fa sui prodotti farmaceutici, la chiamiamo la Pharma Strategy, ma direi che è il cantiere di San Pietro perché è enorme. Abbiamo anche la revisione dei prodotti del sangue, delle cellule e dei tessuti umani, e dovete sapere che negli Stati Uniti le medicine, le medical appliances, cioè dispositivi medici e questa serie di prodotti di origine umana sono una legislazione, quindi per me in questo momento ho anche il privilegio di vedere le passerelle che non ci sono e che dobbiamo creare, perché diciamo che questo continuum da un prodotto medico, medical appliance, al prodotto umano è molto difficile oggi da regolamentare, perché sono aspetti, direi, molto diversi quelli che devono essere tenuti presenti. Poi, in questo contesto metterei anche il fatto che c'è una, non lo so se sia umano probabilmente, ma c'è una volontà quasi di negare il fatto che post-Covid non siamo più quello che eravamo. Perlomeno noi come direttori generali lo sentiamo, il nostro lavoro è molto diverso, è un lavoro, perlomeno il mio, di trincea, molto concreto, molto attento anche al soldo, perché diciamoci la verità, la sostenibilità finanziaria alla fine è quella che determina il successo, non perché sia il punto qualificante, ma perché è il punto limitante delle iniziative. Dobbiamo ascoltare bene la gente, la COFEU, cioè la conferenza sul futuro dell'Europa, ha chiesto ancora di più salute, chiede salute, e chiede salute in ambito della salute mentale e anche della longevità. Mi permetto di dire che in Giappone gestiscono malati di Alzheimer, diciamo di una certa età, in un modo strepitoso. Quindi, a mio avviso, questo è un pacchetto, la longevità, che si profila all'orizzonte. Per il momento io vi dico, lo spazio, diciamo, digitale, la Pharma Strategy, il Blood and Tissue Cells, mi bastano. Ho appena finito il pacchetto dell'Unione della Salute, con un trilogo che si è concluso il 27 maggio, il 25 maggio anzi, siamo molto felici perché l'ambizione è rimasta, però è rimasta con grande fatica, perché il cosiddetto momentum sta sfiorendo, gli Stati membri ritornano al loro particolare, questa volontà di andare avanti e di fare Europa nella salute a trattato immutato, perché il 168 vogliamo cambiarlo, l'articolo forse no, non è il momento, riaprire un trattato in questo momento non credo sia la cosa migliore. Comunque, ritorno alle ragioni della proposta. Io credo che non sia un caso che la prima proposta della European Data Space Strategy del 2020, poi Roberto mi correggerà, non è solo una questione del fatto che c'è stato il Covid, ma anche perché urge fare qualcosa per mettere tutti gli Stati membri e dentro agli Stati membri, vedi regioni, i cittadini in uno stato di minore disparità. Quindi direi, nella pandemia si sono viste l'importanza dei dati, purtroppo io ho assistito molto spesso a discussioni dove in assenza di dati venivano prese delle decisioni a livello nazionale che hanno portato ad una frammentazione iniziale innanzi al Covid che era spaventosa, quindi alla fine grazie anche a Roberto, grazie ai dati di Barcellona siamo riusciti anche a dire qual era veramente lo stato della pandemia in ogni Stato membro, poi le scelte sono state politiche, però i dati finalmente c'erano, si poteva dire questa cosa orribile dei colori sulla mappa che non significava nulla, perché alla fine quelli che testavano di più erano i rossi, quelli che non testavano stavano bene, bella questa cosa, bella, carina.
Quindi la pandemia ha dato questo impulso, poi ha dato l'impulso direi anche alla digitalizzazione, il famoso da remoto, come si dice in italiano, da remoto. Dobbiamo capire che il da remoto permetterà molte cose, perché la telemedicina, come diceva Roberto, non è, o come diceva anche Felice prima, non è monitorare il paziente a distanza, non è noi, diciamo, il paziente viene e noi cerchiamo di portare la salute al paziente. Sappiamo che salute vuol dire assenza di malattia, non essere curato, eh? Questo, come direttore generale della Sante, ci tengo a dirlo, non è che vogliamo avere tutti i malati da curare, eh? No, chi è sano perché ci sono i quattro fattori determinanti della salute, che sono il tabacco, l'alcol, il movimento e la nutrizione, e questi quattro qui ci adopereremo su questi temi qui della prevenzione, perché mi permettete un appunto, la salute è prevenzione, 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 però prevenzione non porta molti voti, perché inaugurare un ospedale è molto più bello, tagliare un nastro con un macchinario nuovo è più bello, la prevenzione è una cosa molto rognosa di cui pochi si vogliono occupare, però è lì che sta la salute. Ritorno ai dati. I dati sono importanti per un fattore sociale, ma per un fattore anche economico. Quindi sociale, perché vi ho appena detto, capire dove andiamo bisogna farlo in un modo obiettivo e non perché c'è una nuova moda. E soprattutto dal punto di vista sociale, qui vi spiego che noi vogliamo il cittadino al centro, non il paziente, eh? Il cittadino al centro, perché siamo tutti cittadini che abbiamo dati sulla nostra salute, la nostra passione, cioè qualsiasi cosa che appartiene a noi è un dato, e il cittadino deve essere capace in una società di avere sempre il controllo dei propri dati, che c'è questo anelito un po' all'uguaglianza, se mi permettete, un po' ampolloso, però cercare di evitare che chi in fondo vive di sanità privata magari ha un controllo maggiore, chi vive del pubblico un controllo minore, non mi addentro oltre, ma soprattutto vogliamo evitare la cosiddetta uberizzazione dei dati. Si è parlato prima di Apple, noi sappiamo che Apple ha una banca dati preziosissima di dati sulla salute, posso dire che anche a testimonianza diretta il piccolo orologio che mio marito porta dopo un grave problema cardiaco gli permette di fare delle cose che altri strumenti. E qui vengo al tema del grosso cantiere di implementazione, che ho brutta parola, ma è l'attuazione della Medical Devices Regulation, dove voi sapete questo regolamento è nato da gravissimi eventi dati da dispositivi medici, e ancora abbiamo un po' d'industria che stenta a omologare, stenta a certificare, quindi vedrò cosa dovrò fare per la fine di quest'anno, perché questa è una situazione che insomma abbastanza grave. Ma ritornando all'uberizzazione, noi dobbiamo in fondo evitare che ci sia questo, ma ci sia anche la frammentazione, perché Roberto diceva ogni Stato membro raccoglie i dati poi in modo molto diverso. Per fare questo ci vorrà la fiducia, ci vorrà la fiducia, il cittadino deve avere fiducia, ma allora di chi ha fiducia? Il cittadino, diciamo in generale, dovrebbe avere fiducia dello Stato, almeno noi Commissione Europea reputiamo che le autorità pubbliche debbano essere quelle che gestiscono questa parte. Vi vorrei ricordare la Carta dei Principi Etici che è stata approvata sotto presidenza francese per l'uso, per la sanità digitale, chiamiamolo così. Ci sono quattro sezioni, no? Cioè la sezione direi più importante, la prima, dei valori umani o umanistici, poi c'è la sezione di come il cittadino possa controllare veramente i suoi dati, la sezione sull'inclusività e infine la sezione sull'ecosostenibilità. Per queste sezioni vi cito solo due dei principi. Il primo secondo me dice molto, dice che praticamente la medicina digitale deve completare e ottimizzare la medicina in presenza. Perché dico questo? Perché molto spesso in questo abbrivio di discussione sul digitale io sento molto riduzione dei costi, che è vero, ma è in realtà il digitale offre di più, offre meglio, come diceva giustamente Roberto, una scansione col digitale permetteva di vedere più rapidamente se uno il Covid l'aveva o meno, per non parlare del cancro, molto spesso diciamo con l'aiuto dell'intelligenza artificiale riusciremo a capire più rapidamente una diagnosi di cancro. Quindi
potenziare la medicina, non farne una medicina diversa. Ricordiamo che non siamo né gli Stati Uniti né la Cina, quindi è sempre importante ricordare questa parte umanistica. Poi, se dovessi scegliere un altro di questi principi, era quello della inclusività. E qui vengo al fatto che chi soffre di, direi, analfabetismo digitale o analfabetismo tout court o ha un handicap deve comunque essere uno dei beneficiari della medicina digitale. Quindi la medicina digitale non è un qualcosa a scelta di chi ha più mezzi. Vengo alla parte finale sui dati in economia e qui abbiamo capito che l'importanza non solo per il sociale ma anche per l'economia è fortissima. Il settore della salute movimenta 10% del prodotto interno lordo più o meno, il professor Fubini mi darà molte più cifre perché io sono una donna di numeri, ma io tendo a farne un po' dei numeri un po' più complessi, diciamo 10% è tanto. E quindi ciò che mi ha colpito arrivando nel settore della salute è che tutti reputano parlare di soldi una cosa un po' sporca, mentre invece io ho capito che è il vero limite per i nostri sogni, quindi bisogna darci i soldi. Alla fine di questi nostri periplini negli impact assessment eccetera abbiamo visto che uno spazio europeo digitale della salute ci faceva risparmiare almeno 11 miliardi in 10 anni. Voi direte beh, non è proprio, no, però perlomeno vuol dire che si paga da solo, cioè che tutto quello che noi adesso stiamo investendo, perché so che nel Next Generation EU e poi le traduzioni nazionali hanno visto perlomeno 12 miliardi andare secchi secchi alla salute. Poi possiamo metterci altre cifre perché non sappiamo bene qual è il discrimine tra salute digitale, digitale o salute. La cosa che vorrei sottolineare è che la sostenibilità finanziaria non è una cosa solo dell'Italia, è una cosa, per esempio, ero in Germania, a Berlino, e purtroppo la piramide demografica è quello che è. Prima si è parlato di una tempesta perfetta per la questione della demografia, sì, è una tempesta perfetta ma è prevedibile, non è che il vecchio diventa vecchio in 2 giorni, cioè abbiamo queste proiezioni. A me stupisce che nel settore della salute ci sia poca numericità. Quindi se vogliamo essere sostenibili dobbiamo pensare a ciò che può renderci sostenibile. Una distribuzione anche più equa del valore del dato digitale nella catena è molto importante. Non mi addentro in questo tema perché è molto spinoso, ma vorrei lasciarvi con questa visione dell'European Health Data Space. Allora, Roberto diceva giustamente in termini generali vogliamo disciplinare, ma allora dove è stata la grossa discussione? E qui abbiamo anche Marco Marsella che assieme alla mia collega Ioanna Gligor ha lavorato e si sono sudati 7 camicie su questa cosa qua. Allora, certo, il diritto del paziente a controllare il suo dato in tutta la catena, quindi anche qual è stato l'attore sanitario che ha avuto accesso ai suoi dati, questo è importante, cioè attraverso una piattaforma essere in controllo vuol dire tu li dai, non li dai. Adesso su questo noi abbiamo scelto la via del dato che viene rilasciato. Il momento volontario è finito, ragazzi, perché col volontario non abbiamo raccolto molto. Noi avevamo già uno strumento digitale europeo volontario dove hanno aderito qualche stato membro, abbiamo raccolto niente, abbiamo ancora paesi che scrivono la ricetta sul pezzo di carta, cioè robe. Quindi no, per European Health Data Space la governance europea, e lo dico con il maestro seduto accanto, vede questi due grossi queste due grosse differenze. Allora c'è il dato primario, è quello che viaggia tra chi deve curare un paziente, quindi la distanza tra il paziente e il suo dato non è molta ed è appunto un dato che serve al paziente stesso, e questo è un sistema che esiste già dal 2019, cioè è entrato in vigore nel 2019 in piena funzione, My Health at EU. Solo 10 stati membri ci partecipano, 10. L'Italia ancora non c'è. Questo permette le prescrizioni elettroniche, questo permette anche, se voi volete, di
un minimo di cartella elettronica, un minimo, cioè che è il patient summary, non ci illudiamo, non è una cosa, però almeno direbbe qual è l'allergia che tu hai. Se tu vai in un ospedale perché hai avuto un incidente in Germania e non c'hai nulla di nulla addosso, vedono che c'hai l'allergia già. Ma insomma, l'Italia non ci partecipa, ma molte grazie perché state lavorando per partecipare. Nel mio briefing avevo lauti ed ampi ringraziamenti. Io vi dico, cercate di farlo più presto, personalmente. E il secondo livello di governance europea, che questa ci è costata quanta fatica, il famoso articolo 52, è il secondary use. Ah, qui entriamo. Roberto mi dice che questo fa scappare tutti, questo tema. Ma è il tema della ricerca, ragazzi, è il tema dell'industria, è il tema di tutti questi dati che vengono raccolti anche dalle medical appliances. Chi è, diciamo, ha un cancro al pancreas e ha la macchinetta che gli inietta l'insulina, quel dato lì non è che deve rimanere lì, può essere utilizzato anche dai ricercatori. Allora, qui si creerebbe una struttura, perlomeno nelle nostre aspirazioni, che vedrebbe questo doppio elemento, l'elemento nazionale, cioè dovreste avere delle autorità di data access, no? Che dovrebbero dire chi accede e chi non accede in modo, direi, evidentemente uniforme, perché non possiamo avere anche questa difformità dell'accesso al dato secondario in Europa. E poi creeremo anche una struttura europea che farebbe in modo che tutte queste autorità si possano incontrare. Dico, l'ho semplificata proprio al massimo, ma per favore non confondiamo l'uso primario con l'uso secondario, perché il roaming della salute è molto bello per il dato primario, però il roaming della salute è di là da venire per quanto riguarda il dato secondario, mentre invece i giganti della farmaceutica ce l'hanno quel dato secondario, il povero ricercatore no. E quindi io vedo sempre ricerche, sempre sugli stessi dati, sempre sulle stesse cose, quando quei cervelli lì potrebbero fare tantissimo di più, ma tanto di più, potrebbero fare bellissime ricerche che però non possono fare perché costa avere accesso a quei dati lì. Quindi imploro un po' la ministra, che la vedo, che so che lei viene da quel mondo lì, cioè questa doppia governance forse non sarà questa il profilo finale, però noi come commissione abbiamo dato così l'impulso a che non sia più volontario, sarà obbligatorio partecipare al gioco europeo, quindi l'Italia si dovrà, volens nolens, collegare agli altri per l'uso primario, per l'uso secondario pure. E dovrete creare, non lo so se esista già un organo proprio per questo tipo di decisione di accesso a questo dato specifico, perché il dato della salute non è qualsiasi dato. Ecco, mi fermo qui perché ci sarebbero tante altre cose nel cantiere enorme che ho, però ci tenevo a passare questo messaggio. L'Italia deve partecipare non solo per una questione di costi, ma anche per una questione di eguaglianza. Grazie.